Sì, ruberò solo alcuni minuti perché poi vi sarà occasione nei numerosi emendamenti, di cui solo una parte presentati dalla maggioranza, di poter scendere poi nel dettaglio di ogni singola voce. E mi vedo costretto a intervenire perché in alcuni casi ho sentito falsità. Ecco, io sono una persona trasparente. Allora, quando uno racconta che c'è l'autorizzazione a mettere rifiuti in strada, o non ha letto la delibera oppure è in malafede, perché la lettera specifica dice che le attrezzature necessarie, virgola, se conformi al decoro per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da privati su concessione del comune, diretta o indiretta. Questa è l'unica fattispecie dei rifiuti, non si parla di mettere in strada i rifiuti. Quindi, e non costituisce autorizzazione, perché la delibera ha un'istruttoria che non è a questo articolo. Quindi, quando si racconta questo, non si è trasparenti o non si è compresa la delibera. Analogamente, diceva il consigliere del PD che bisognerebbe introdurre degli sgravi e non far pagare l'OSP in periferia, ma guardi che c'è già al 19 ter un articolo che prevede alla lettera F deliberare agevolazioni per le attività commerciali e artigianali insediate in zone disagiate della città. Quindi già c'è, basta leggere. Ora, non voglio riandare sul tema dell'iniquità dell'applicazione dei PMO. Ecco, magari la Giunta Capitolina se la sarebbe anche risparmiata, insomma, l'esame dei PMO. Ma forse sotto la sua guida, consigliere Corsetti, il primo municipio è stato efficiente, nel senso che ha deliberato parecchi PMO. Poi se è stato efficace e equo, questo lo devono giudicare tutte le associazioni di categoria dei cittadini e residenti e cittadini in generale. Veramente invece nella attuale consiliatura c'è stato un blocco totale, c'è stata un'inerzia che ci vede costretti a intervenire, perché non possiamo vedere le attività commerciali che chiudono. Non si può ignorare, non si può agire senza un criterio, e questo l'hanno detto anche altri consiglieri che sono intervenuti oggi. Bisogna dare risposta a tutti, non bisogna essere inerti. Non c'è cattiveria, non c'è nessun intento se non la volontà di risolvere i problemi. Consigliere Onorato ha giustamente evidenziato alcune buone intenti che sono dentro la delibera e che poi andremo a esaminare. Noi vogliamo portare sicurezza ai cittadini tramite appunto uno mutuo scambio tra l'attività commerciale che garantisce sicurezza perché restando aperta fino a una certa ora garantisce che vi sia un presidio. Poi naturalmente bisogna garantire un equilibrio perché l'attività commerciale deve rispettare i residenti che vivono in zona e questo cerchiamo di fare anche con questa delibera. I criteri di sicurezza, un'altra cosa che ha detto il consigliere Corsetti, ha parlato del metro quadro di passaggio, ma chi entra nel merito dei criteri di sicurezza? La delibera non ne parla proprio. Cioè, io non riesco a capire l'intervento del consigliere in merito. Il consigliere De Priamo solleva il discorso che l'hanno fatto anche altri consiglieri, che la delibera è complessa. Sì, è vero, la delibera è molto complessa e la delibera, adesso lo voglio chiarire a tutti, è stata depositata a maggio 2019. A maggio 2019 ha fatto un percorso corretto in cui il segretariato ha ritenuto di inviare richiesta di parere agli uffici competenti, ai municipi, che erano la Ragioneria, il Dipartimento Risorse Economiche e il Dipartimento Sviluppo Economico, con le due direzioni. E con questi ci siamo interfacciati perché noi non nasciamo imparati. Noi siamo politici, non siamo tecnici che conoscono tutte le fattispecie e quindi, quando abbiamo ricevuto il parere contrario, ci siamo seduti al tavolo con gli uffici e abbiamo cercato di capire quali erano le ragioni che hanno portato a questi pareri negativi. E su queste ragioni abbiamo basato degli emendamenti che non modificano l'intento politico, ma che permettono di risolvere problemi che tecnicamente erano stati sollevati dai dipartimenti. Non è un problema il discorso del decentramento amministrativo. Ricordo al consigliere Corsetti che il decentramento amministrativo è una delibera di consiglio comunale che dice che le concessioni sono
competenza dei municipi, non la pianificazione. I piani di massima occupabilità sono pianificazione, sono per il TUEL materia, compete all'Assemblea Capitolina, pianificazione e programmazione. Tant'è vero che, come ha detto lo stesso consigliere Corsetti, alcuni sono stati deliberati dal Consiglio Comunale, quindi non c'è lo scandalo del decentramento amministrativo. Questo era uno dei pareri superati, insomma. Poi quest'iter, inspiegabilmente, portiamo la delibera in aula e partono le proteste di Corsetti. Allora parlavamo forse di 20 emendamenti, tantissimi emendamenti, riportatela in commissione, ripresentatela, 20 emendamenti. Io qualunque delibera che è approdata in quest'aula ha avuto più di 20 emendamenti, basta andare a guardare la storia, insomma, e quelli presentati. Il risultato è, però, di fronte alla richiesta degli uffici, noi diciamo va bene, vediamo gli emendamenti in commissione e torniamo in commissione e mettiamo sul piatto tutti gli emendamenti presentati fino a quel punto e li enunciamo e li spieghiamo, perché siamo trasparenti, ma non l'abbiamo mai fatto per un'altra libera che l'abbiamo riportata in commissione e l'abbiamo rispiegata un'altra volta. Va bene, lasciando perdere quello che è successo in commissione, poi a questo punto, spiegate gli emendamenti, chiediamo la calendarizzazione. La chiediamo per 3 settimane, visto che c'era stato diverse delibere in aula che avevano rallentato un po' la macchina. Veniamo a sapere venerdì scorso, che il segretariato ha chiesto nuovi pareri il 31 ottobre. Ecco, io ho parlato di anomalia, perché a mio avviso, io modesto cittadino che non ha conoscenze giuridiche, un doppio avvio dell'iter indicato dal TUEL e dai regolamenti appare anomalo. Però questi nuovi pareri hanno coinvolto altri uffici ed altre commissioni. Ecco, io ho capito che c'è molta attenzione a questa delibera, ma non è l'unica cosa che deve fare il Comune di Roma, e forse vorremmo vedere anche un'attuazione. E io ho visto che anche gli stessi uffici, i primi e i secondi con cui abbiamo collaborato, avevano voglia di collaborare, perché anche loro stessi stavano ipotizzando delle modifiche alla delibera. Ma evidentemente oggi mettere insieme sei uffici è un'impresa titanica. Ultimamente anche la Commissione Ambiente, ecco, spiegatemi, insomma, ci sono 2 articoletti con 4 parole che parlano di rifiuti, ma non entrano nel merito della gestione dei rifiuti. Quindi la mobilità, non abbiamo toccato gli ambiti di mobilità se non per un errore corretto già da un emendamento. Quindi a nostro avviso non abbiamo compreso perché sia stata coinvolta la mobilità. Però abbiamo ascoltato, abbiamo recepito osservazioni e le abbiamo presentate in emendamenti. La sovrintendenza l'avevamo già sentita prima che il segretariato chiedesse parere, ma l'abbiamo risentita dopo che si è espressa con parere negativo per capire dove potesse essere migliorata la delibera. Ecco, a fronte di questo immenso lavoro che avevo già citato nelle premesse, che ha l'unico intento di portare beneficio a tutta la cittadinanza, noi abbiamo presentato i nostri emendamenti, che in virtù di quelli ritirati ed emendati saranno 20-25. Ora ci sono 170 emendamenti, evidentemente potete capire quanti ne ha presentato l'opposizione, e il consigliere Corsetti chiede: ma no, ripresentiamolo un'altra volta. Allora non ho capito sinceramente né il discorso del consigliere Corsetti, perché sanno ogni volta che l'opposizione presenta 100 emendamenti dobbiamo rifar ripartire il leader della delibera, nel discorso di quante volte si può innescare ciò che è previsto dal TUEL, dai regolamenti, dei pareri degli uffici. Perché se fossero veri questi 2 assunti, signori, fateci una nota, uno scritto, ce lo dite a noi maggioranza, però c'è scritto a chiare lettere, voi consiglieri non potete presentare nessuna proposta, perché questo completamente blocca l'iniziativa consigliare, e questo sinceramente non lo possiamo accettare.
Detto questo, siamo qui con umiltà, con cuore aperto, con animo puro ad ascoltare persone più competenti di noi, e non sto scherzando, sto dicendo sul serio, più competenti di noi in tutti gli ambiti, e quindi l'unico intento deve essere quello di consegnare all'Assemblea dei Capitolini al voto una delibera che porta beneficio a questa città. Non importa se faremo la figura di quelli che ci siamo corretti quattro volte, non ci interessa. L'importante è il risultato. Grazie.